Salve a tutti, rieccoci qua. Ciao Florence. Sta diventando buio. Oggi andiamo di nuovo a minare un pochettino, a cercare un po' di roba. Guardate qua, cosa abbiamo fatto? Sì, ancora non tanto. Abbiamo un po' di mucche. Questa deve essere la piccola fattoria, come ho già detto, mi sa. Poi lì in fondo abbiamo le galline, hanno anche una casetta, stanno facendo fisso uova a manetta, proprio a scoppio, proprio col culo che brucia, proprio uova a manetta. Qua abbiamo maiali. Come vedete è pieno di maiali, si deve riempire ancora di più. Questo qua ho fatto lo scheletro dell'edificio che poi dovrei costruire un giorno. Questo tipo un piccolo giardinetto, ho rinchiuso anche una pecora lì. Questi sono i cosi di zucchero. Come cavolo si chiama? I bambù? Lo storia così? Boh, non ho idea, però comunque è uscito molto carino, trovo io. Poi qua c'è tipo scantinato, tipo dove metto le mie cose. Anche qua metto le mie cose. E qua giù c'è scantinato, che è ancora da finire. Non è ancora tutto fatto. Qua ci sono tutti i miei fornellini dove cucinerò pietre, oro, ferro, storia così. Anche carne. Se, no, vabbè, per la carne faccio una cucina. Grazie, Florence. Qua invece ci metto le cose che hanno valore. Tipo cose così. Sì, eravamo già spesso a minare un po' in giro, però vabbè. Ah sì, sono successe cose troppo divertenti. Cioè, non ho fatto apposta comunque. Florenza, andiamo a far vedere il tuo coso epico. Quello che hai costruito. Oh mio Dio, scappa, cavolo. Oh no, siamo scappati nella parte sbagliata. Corri, corri, che coi creeper hai fatto una brutta esperienza. Allora, lì in fondo, come potete vedere, c'è una bellissima casetta. Oh mio Dio, uno stronzo. Fapping. Muri. Dove sei? Ah. Allora, come potete vedere qua, Florence. Lo so, Florence ha costruito una cosa davvero epica che a me piace molto. Ci dobbiamo spiegare prima che per colpa mia ridistruggano di nuovo tutto. Qua è pieno, proprio sembra una zona minata. Uccidiamo zombie, va. Così facciamo vedere il tuo. Che cosa hai fatto? Hai lanciato la tua spada. Brava. Può capitare. Ok, ci siamo? Guardate, che cos'è? Cioè, è una cosa davvero troppo bella. È una cassaforte enorme. È una bellissima piccola casetta. Molto, molto bellina, però questo. Questa è una cosa epica, proprio una cassaforte originale. I tuoi cactus del cavolo mi hanno punto. Proprio bellissimo, no? Vero? A me piace troppo, c'è ogni dettaglio. Ok, Florence. Stavo raccontando quello che è successo offscreen. C'era Florence, era notte, era in pericolo. Questa casetta non era così prima, era molto più piccola, molto più compatta ed era di legno. Oh, qua stanno sparendo cose. Ah no. Era in pericolo, era dentro casa, non poteva dormire. Davanti alla porta della casa di Florence c'era un creeper. Che, essendo che era troppo vicino, non poteva dormire. Allora, che ho fatto? Ho deciso di uscire fuori. Ho impugnato la spada. Sono andato, tutto pronto per salvare la mia sorella. Sono andato tutto sparato, ecco lì che mi trovo davanti il creeper. Mia sorella era sul letto lì, spaventata, che stava piangendo, che non voleva morire. E io, tutto coraggioso, mi sono messo piano piano dietro il creeper perché era puntato su di lei, sulla porta. Voleva entrare, però non ci riusciva. Cosa è successo? Tiro fuori la spada. Do un colpo di spada che ho fatto per sbaglio, ho aperto la porta. Per sbaglio ho aperto la porta e il creeper è entrato talmente veloce e ha distrutto tutta la casa, ha distrutto. L'urlo che ha lasciato Florence.
Era una cosa epica, era da riprendere, cavolo. Sì, si è arrabbiata molto. Questa è una grotta che abbiamo trovato. Sì, ho fatto io, Florence, per arrivarci più veloce. Ah. Invece in questa grotta è successo tutta un'altra cosa. siamo arrivati in un punto che è pieno di lava, ma strapieno di lava. Però c'erano anche tante cose belle, tipo redstone, oro, diamanti, ferro, c'era di tutto. A me mi serviva ossidiano. Si dice ossidiano, vero? Sì, mi serviva ossidiano. Perché vorrei costruire salute, vorrei costruire il portale del Nether lì. Dell'inferno. E Florence era insieme a me, aveva un secchiello d'acqua e ha riempito tutto il posto di ossidiano. E noi tutti contenti, ok, camminiamo in giro, togliamo quello che lo so, togliamo quello che ci serve e storia così. Poi io, essendo che mi sono fatto anche un picco di diamante, le cose toglie abbastanza veloce, tipo le pietre o storie così. E dopo ho colto un po' di ossidiano, mia sorella sopra un coso qua di pietra. E so che sotto di lei c'era la lava, noi lo sapevamo che c'era la lava. E io stavo togliendo altro, però non ho avuto il controllo del picco e ho tolto quella pietra che era sotto di lei ed è caduta dentro la lava. È caduta dentro la lava, eravamo in panico, non riusciva a saltare perché era alto due blocchi, era alto. Allora, ti serve? Sì, lo puoi togliere tu visto che ho perso tutto. Come hai perso tutto? Non ho avuto il tempo di rifarmi No, avevi il tempo di farlo, cioè ora sei insieme a me senza niente. sì. Ma là che sei assurda, eh. Ti sei portata almeno un tavolo. Fai un tavolo, va. C'è un creeper qua da qualche parte. Se no fai una cosa, hai una spada almeno. Ok, oggi tocca a te a difendermi, però per favore difendimi. Allora, siamo rimasti che Florence è caduta dentro la lava. Non poteva saltare fuori perché c'erano due blocchi, allora, essendo che è alto due blocchi, non può saltare fuori. Eravamo in panico abbastanza, stavamo urlando come delle scimmie. Poi Florian all'improvviso ci mancava poco che moriva. Aveva solo due cuori. Che fa? Tira fuori il secchio e ha riempito il posticino d'acqua. E così si è salvata. Ma che su. Dov'era? Si è salvata, ma cosa succede? Cosa ho combinato io di nuovo? Come sempre, non sono riuscito a tenere sotto controllo il mio picco. Io la volevo salvare, ho tirato prima fuori un blocco che avevo in mano, glielo volevo appoggiare per farla saltare su. Invece, per sbaglio, ho usato il picco e ho rotto un blocco che era dietro mia sorella ed è uscita altra lava e lì è morta e ci ha perso tutto quello che ha trovato. Meno male che non aveva diamanti. Comunque, per me è stato molto divertente. Avevo la possibilità di farmi perdonare l'altra volta col creeper, però col cavolo l'ho ucciso con le mie mani, sfruttando la lava. È stato troppo bello. Era solo da riprendere, cavolo. So che noi purtroppo non possiamo riprendere sempre. Oh, qualcuno mi ha lanciato. Oh, redstone. Sì, ma non allontanarti troppo, eh. Hai portato almeno un secchio oggi? Neanche! Ero Cioè. così concentrata alla mia cassa forte. Sì, buonanotte. Avevi mezz'ora di tempo per prepararti le cose quando ti ho detto. Florence, così no, eh? Troviamo un po' di ferro e lo facciamo. Io sto trovando un po' di ferro. Io non so te. Che cosa? Oh, guarda. Altro redstone, mi serve. Lo so, molto pure. Molto pure.
Abbiamo proprio una connessione che non serve a nessuno. Proprio questo tipo di connessione. Oh, guarda, c'è ferro lì in fondo. Cos'è che hai detto? Il picco tu ce l'hai? Ma? Ah, so, di pietra. Cioè, tu in mezz'ora cosa hai fatto? Allora, perché mi hai detto che eri pronta, anche se non lo eri? Vabbè, avrei potuto aspettare ancora di più. Anche se ti avrei messo fretta, avrei aspettato. Vabbè. Ora mi tocca di nuovo a dividere con te. Dai, sto scherzando, cavolo. Mio, questa grotta è piena di carbone. E non solo è enorme, è anche pieno di carbone. Che modo strano di parlare. Oh, sta laggando molto. Qua i blocchi spariscono e riappaiono. Uffa, voglio un'altra connessione io. Mio Dio, non mi piace questa. Uffa. Poi dovrei continuare la fattoria. Dovrei finalmente costruire la mia vera e propria casa. Che quella casetta lì piccola in mezzo alla neve. Non c'è posto. Piace la mia, ti A me mi piace la tua, sì. Anche se dentro è piccolo, però mi piace come è fatto il tetto. La pietra che hai usato, tutto bellino, proprio tipo casette piccoline fatte di pietra con tetto. Tipo, oh, guarda, c'è acqua qua. Ho visto ferro, mi sa, e ho visto bene, cavolo. Questa grotta ha molti segreti, ha molti misteri da rivelare. Sì. qua. Non so cosa sta succedendo, ma mi sto slasciando. Guarda. Oh no. Sì, però non hai visto? Che fico? È proprio... Tunz, 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 tunz. Oh, lag del cavolo. E non c'è niente da fare. Anche l'altra volta era così, oh. Sì, acqua. Fammi uscire da qua. Grazie. Ti è caduto carbone? Cavolo, ti stavo per rompere qua. Florence comunque ha capito una cosa, mai farsi salvare da me o andare nelle mine insieme a me. Stavo, no, stavo per caderci dentro. Eo! Non uffare qua tu. Guarda, c'è un redstone qua. Ascolta, me lo prendo Sì, subito. vabbè, serve anche a te, non solo a Sì, ma me. non ho il picco. Brava. Adesso lo faccio. Aspetta che arrivo. Sempre se ora non viene uno scheletro del cavolo e mi lancia una freccia. E io cado. Oh, sta bruciando qualcosa lì. Aspetta, sto arrivando, eh. Dove sei? Dov'è il redstone? Lì sotto. Dove? Sopra. Ah, là! Sul tetto, dillo. Sopra non è una buona spiegazione. Vediamo quanto te ne posso dare. Asco, dividiamo, prendi. Ti ho dato un po' di più, eh. Di grazie. Oh, guarda, l'Epsless! Sì, è qua, è morto, 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 è morto. Già non scoppia il creeper del cavoluz. E ora facciamo così. È ora di morire. Meno Attento male. che l'acqua. E infatti ho imparato anche una cosa: non mangiare mentre ti trascina all'acqua. Puoi Sto morire di con. facendo così. Cosa? Cos'è che fai? Ah, brava, brava. Il secchio ti può sempre salvare la vita. Intanto il lago ci mette la Oh, sua. guarda qua. Guarda qua. Redstone. E carbone, carbone, sempre più carbone. Carbone è molto utile. Molto più utile, molto più utile, molto più utile. Cosa? Lava. 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 Io odio la lava. Specialmente quando lagga. Stavo per bruciare, mi sa, forse. Mi sono salvato così per un pelo di culo. Che cavolo, lava dappertutto qua, oh. Allora, mi prendo un po' di tempo e faccio così. Aspetta, arrivo.
Oppure faccio così. Perché hai portato acqua? Sì, ma ormai ho già risolto il problemuccio. Ho chiuso tutti i buchi, però tanto ne uscirà altra di acqua. Che c'è? Perché hai guardato così? Asco, guarda, lascio fuori il lava, tanto ora che me ne frega a me. Vediamo cosa succede. Niente. Wow, quanto redstone. È pieno di redstone. Tutto bello pieno. Cosa c'è qua? Io mi sento non tanto bene qua. Mi sa che qua c'è da qualche parte lava. C'è qualcosa che... Ho detto io! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Stavo per bruciare. Oddio, questo lag proprio non va bene. Mi può uccidere in ogni istante. Ecco qua, mi ha bruciato il redstone. Come vuoi dire l'acqua è troppo alta? Ma che tetto stai costruendo tu qua? Oh, guarda, c'è ferro. Come, niente, sei tu che stai costruendo queste cose. Sì, che bello. Asco, io voglio scoprire altro di questa grotta. È talmente grande. Però è pieno di lava. Ah, poi c'era un buco, mi sa che ancora non ho registrato. Che ancora non ho ripreso. Quel buco che avevo fatto, quello grande, enorme, dove ho coperto tutta la lava. Dove? No, non ci sono i buchi lì sopra. Da che ti ho visto prima. Dove cavolo posso Aiuto! andare? Che sta succedendo? Ah, ecco, guarda, qua Aiuto! sopra sembra che ancora... Ah, oh, sì, invece già c'ero. E che cavolo. Sta lagando di cacca! Io già lo so. Sì. Scoppiato il creeper. Scoppiato il creeper. Il zombie, lo zombie, le zombine. Le zombastrelle. Quello che... Ah, mi serve altra roba. I need more stuff. Ok. Oh, qua non c'ero, perfetto! Un posto dove io non c'ero. No, qua c'ero. No, lì in fondo non c'ero. Però vabbè. Lo sai cosa mi sono portato? Frecce e un arco. Cioè, per quello hai avuto tempo, vero? Sta dicendo bugie. Sta dicendo bugie. Oh. Cioè, mi sto riempiendo di carbone io. Vorrei trovare un po' più diamanti. I diamanti farebbero molto più comodos. Opla. Cosa? No. Oh cavolo, ho avuto allucinazioni. Sembrava di aver visto lepre. Ah, guarda, ciao. Guarda sopra, sto volando. Ciao io. Come hai girato la testa? Ogni volta ti rompi il collo. Cosa hai trovato? Stavo per cadere. Ok. Questa è stata una cagata. Oh, guarda qua, qua non c'ero. Bello. Qua non c'ero. E altro carbone. Oh, ferro. Che cosa? Dipende, che cosa? Qua c'è pieno di... Che cosa? Pietra chiusa all'acqua. Pietra chiusa all'acqua. Che vuol dire pietra chiusa all'acqua? Allora, se io scendo qua giù, ritorno in un punto. Holy crap! Lì è pieno di carbone, ma non lo posso prendere. Ah, ok, sì, mi sa che anche. Ouch! Oh, mi sa che eravamo un po' dappertutto. Qua sto ritornando fino allo stesso punto. Dobbiamo far crescere un po' il posticino, che dici? Vabbè, forse cancellare un po' di lava. Oh, guarda, carbone ha lasciato qua. Vabbè, spegnere la lava. Spegnere la lava. No, si può dire. Aspetta, mi sa che io salgo lì su... Cosa? Che c'è?
Che cosa? Che c'è? Cioè, Che sentivo un cosa? ragno, ma Cosa? Dimmi. non Co capivo da sì? dove. Ma io non sono venuto qua per trovare solo carbone, io sono venuto qua per cercare un po' di avventura, che cavolo. Voglio trovare uno di quei dungeon di cui si parla sempre così molto. Dove si trovano? O come si chiamano i shift? Come li chiamate voi pro? Sono concentrata. mia, io sto cercando di trovare un buco dove ancora non ero. Mi. Dove? Dai! Non è vero, non puoi prenderlo. Loro è. Ma che cavolo! Asco, io vedo il tuo nome e ti inseguo. Sono prima salita su un coso di Non fa acqua. niente, sto rompendo un muro, tanto arriverò, uscirò da qualche parte. Mi senti, sono vicino. Senti anche il tuo cuore battere. Lo senti? Lo senti? Sto arrivando piano piano. Vengo a prenderti e ti. Mi hai aiutato. Non è giusto. Ho voluto fare più suspense, invece tu mi hai aiutato. Oro, 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 oro,
Non ti serve, vero? Cioè, ascoltate questa qua, non serve a niente. Ma ti che ti deve essere tu, eh? Nessuna risposta. Dove? Che cosa? Come si va avanti? Oh, guarda, ho trovato un buco. Un punto dove sempre. Oh, carbone. Altro carbone. Ti serve carbone a te? Come puoi dire no al carbone? A te serve nero. Holy crap. Cosa è successo? Dove? Aspetta che sto cercando di capire una cosa. Ah, no, niente, ok, dove? Perché? Oh! Creeper! Che cavolo è stato questo wow? Oh, mi sembra di aver spento il microfono. Oppa, oppa. Ho trovato un buchicino che mi porta sempre più in su e non c'è niente. Forse se mi faccio. Che stupido che sono. Mi sono spaventato perché si è rotto il picco. Te lo immagini? Quanto sono cacasotto? Eh? Ma te lo immagini? Ma riesci a immaginartelo? Ehi, qua sta piovendo ghiaia. Sta piovendo di quella roba lì. Stava piovendo. In quelle storie. Una volta mi è caduto qualcosa in testa. E stavo per morire. Facevo. Come fa sempre. Spero di trovare qualcosa di interessante, no? Un altro creeper che cade dal cielo, come è successo a te togliendo la ghiaia. Ti ricordi? Cioè, mi ascolti o non mi ascolti tu? Mi ascolti o non mi ascolti tu? Cerca di essere concentrata e cerca anche di parlare quando io ti parlo, ok? Vuoi dire, cerca. Chi se ne frega? Uccidimi. Io sono sempre, ogni volta sono convinto che. Quando tolgo ghiaia in un. No, quella teoria l'abbiamo già superata e abbiamo dimostrato che purtroppo è vero. Ma sono sempre convinto di trovare, non so, qualcosa di interessante, tipo un dungeon. Che cavolo è stato a spingermi? Ah, e che cavolo, non vedo niente, non vedo niente. Oh, ok, si continua tra un po'.